Oggi realizzeremo la prima configurazione di Prism direttamente dal cellulare. Una volta che hai acquistato e installato il tuo Prism, è arrivato il momento di configurarlo. Prima di configurarlo, però, devi assicurarti di scollegare il connettore di Prism dall'auto. Dentro il manuale troverai la pagina con l'etichetta che contiene le credenziali del tuo Prism. Prism è dotato di una procedura guidata che semplifica la configurazione iniziale. Per effettuare questa configurazione iniziale, è necessario innanzitutto chiedere al tuo installatore di fiducia di collegarsi alla rete Wi-Fi interna di Prism, in modo da poter accedere alla procedura di configurazione guidata. Utilizzando uno smartphone, tablet o PC, deve cercare Prism tra le reti Wi-Fi disponibili. Il Wi-Fi del tuo Prism puoi trovarlo sempre sull'adesivo del manuale, così come la password di accesso. E una volta collegato con successo al Wi-Fi di Prism, navigare a questo indirizzo ed effettuare login tramite queste credenziali. Subito dopo il login, apparirà la pagina di configurazione da compilare con i dati essenziali al funzionamento di Prism. Nella sezione di tipologia di installazione di Prism troveremo un menu a tendina. In questo caso, la voce da scegliere è Prism singolo. Per conoscere la tipologia di impianto elettrico che hai, oppure la potenza del contattore, puoi controllare la bolletta della luce. Possiamo invece trovare la taglia dell'interruttore magnetotermico controllando il contattore di casa. Sensore a valle del contattore. Se indicato sì, mi viene indicato cosa sta leggendo il sensore in quel momento. Esempio, 2000 watt. Questo è importante, perché così l'installatore verifica che effettivamente questo valore abbia senso o meno. Una volta controllato questo valore, si deve confermare qui che i valori corrispondono. Se per caso è sbagliato, esce un pop-up rosso che ci avverte che sembra che il sensore a valle non sia installato. Powerwall. È possibile configurare un dispositivo di accumulo di energia Powerwall indicando la presenza del dispositivo e inserendo l'indirizzo IP del Powerwall, l'email di accesso e la password. Dopodiché si deve fare il test per vedere se è stato configurato correttamente. Passiamo alla sezione abilitazione e bilanciamento dei carichi. Il bilanciamento dei carichi consente di inviare alla vettura la corretta quantità di energia disponibile nell'impianto per evitare il distacco del contattore. Disattivando questa opzione, Prism non sarà in grado di calcolare la corretta quantità di energia da avviare alla vettura elettrica. Per questo consigliamo di scegliere dal menu a tendina Sì. Passiamo allora alla sorgente dei dati. Per conoscere i consumi di casa, è possibile averli sia tramite il sensore di Prism installato a valle del contattore, sia dal Powerwall, nel caso tu ne abbia uno a disposizione. Ma anche se hai un Powerwall a casa, noi consigliamo la scelta della voce sensore installato. Questo perché può capitare che con alcuni aggiornamenti del Powerwall si presentino delle problematiche di comunicazione e quindi i dati di autenticazione tipo utente e password non siano più validi. Questo significa che anche il meccanismo con cui autentichiamo il Powerwall può cambiare. Se, per esempio, oggi si aggiorna il Powerwall, quest'ultimo non rileverà più il collegamento con Prism e quindi è necessario rifare la configurazione. Invece, se scegliamo come sorgente dati il sensore installato, funzionerà sempre. Sperimentazione ARERA. Tutti i prodotti della nostra gamma Prism Solar, monofase, trifase e duo, sono già autorizzati e presenti nell'elenco dei dispositivi idonei alla sperimentazione GDC. Detto questo, è importante ricordare che è possibile attivare questa funzione solo dopo aver ricevuto dal GSE la conferma dell'attivazione del servizio. In caso contrario, Prism non sarà in grado di funzionare correttamente. Se hai bisogno di più informazioni a riguardo a come funziona la sperimentazione ARERA, puoi leggere questo articolo. Il link lo trovi nella description di questo video. Presenza impianto fotovoltaico. In presenza di un impianto fotovoltaico, consigliamo altamente di abilitarlo durante la configurazione di Prism.
Così potrà utilizzare la modalità Solar per ricaricare l'auto con l'energia solare prodotta in eccesso. Abilitazione Auto Start. Scegliendo la voce Sì, al momento in cui viene inserito il connettore Type 2 all'auto, in automatico comincerà a ricaricare la vettura. Invece, se disabilitato, richiede che la carica venga autorizzata con l'app, dalla dashboard locale di Prism oppure con una delle chiavette AirFit in dotazione. Abilita accesso remoto. Questa funzione ci consente di gestire da remoto Prism attraverso l'app da un tablet o PC. Ma per poterlo fare, Prism deve preventivamente essere registrato su MySila Cloud. Se vogliamo, e per noi è altamente consigliabile farlo, accedere da remoto a Prism, la risposta qui dovrebbe essere sì. Una volta finita la configurazione di Prism, al cliccare su Salva e Continua, si apre la schermata di impostazione rete. Ci viene mostrata la diagnostica di rete. Quando Prism viene collegato via cavo, possiamo vedere l'indirizzo IP Prism e i seguenti dati. Prism può essere collegato anche via Wi-Fi. In quel caso scegliamo Sì e in automatico ci mostrerà le diverse reti Wi-Fi che trova a disposizione. Scegliamo la rete che vogliamo utilizzare e inseriamo la password di almeno 8 caratteri. Clicchiamo su Connetti e subito dopo vedremo la finestrella che ci informa che la connessione è andata a buon fine. Qui ci informa che Prism ci risulta collegato al Wi-Fi scelto. Nel nostro caso è Sila Wi-Fi Test. Dopodiché clicchiamo su Vai alla dashboard ed ecco. Adesso è possibile utilizzare Prism e dalla stessa schermata vedrà l'informazione di ricarica. Se avete dubbi o domande a riguardo, potete sempre contattarci.